Bene, allora benvenuti, grazie per essere qui. Oggi è una giornata bellissima, Mantova è bellissima, i dintorni di Mantova altrettanto, e quindi vi ringraziamo perché l'alternativa sicuramente era interessante. Però io sono sicuro, so che quello che faremo qui, non per merito mio, è senz'altro interessante, perché con noi qui c'è Silvana Condemi. Silvana Condemi è una paleoantropologa francese ma di origini italiane, lo tradisce il nome, e lei è direttrice di ricerca al Consiglio Nazionale della Ricerca Francese, che è l'equivalente del nostro CNR, ed è un'esperta di Neanderthal. È molto esperta di Neanderthal. Lei credo che abbia visto tutti o quasi tutti i fossili neandertaliani sparsi per l'Europa. E non solo. In Asia, anche nel vicino Oriente. Cominciamo a dare delle informazioni. Ed è esperta al punto che, da brava scienziata, ha molti più dubbi che certezze. Ha molte più domande che risposte. Poi le risposte a mano le va a cercare, ma insomma a mano crescono le domande. E questi dubbi e parte delle risposte, insomma quelle che si può supporre di aver trovato, sono raccolti in questo libro, Il mio caro Neanderthal, che Silvana Condemi ha scritto con François Savatier, che è un fisico invece come formazione, ma fa il giornalista scientifico, non fa ricercatore, che mi no, risulta, no. È giornalista scientifico. Quindi ripercorrono una storia di diversi anni di conversazioni a proposito dei Neanderthal, e il libro lo usiamo un po' come guida e come riferimento, ed è un libro ovviamente pieno di dubbi. E allora io partirei proprio da un dubbio, o meglio, da una certezza da smontare, farla diventare dubbio, anzi due. La prima è che i Neanderthal siano stati dei bruti, degli esseri in qualche modo nella linea evolutiva umana inferiori a noi sapiens. Abbiamo questa idea, questo concetto, ci portiamo avanti, boh, chissà perché, però che siano stati dei grandi scimmioni e basta. E la seconda certezza che vogliamo smontare è che fossero completamente separati da noi, e invece loro sono dei nostri fratelli, vero? Sì, allora riguardo alla prima domanda, le prendo una dietro l'altra, sì. D'accordo. Chiaro che per capire come mai per tanto tempo si è pensato che i neandertaliani fossero dei bruti, degli esseri inferiori a noi sapiens, bisogna tornare un pochino indietro all'epoca della loro scoperta. Non bisogna dimenticare che sono stati trovati nel 1856, quindi siamo nel XIX secolo, momento per l'Europa estremamente importante, ma che è anche un momento coloniale in cui il rapporto con gli altri era diverso di quello che abbiamo oggi. E quindi è chiaro che la figura del neandertaliano è anche tributaria di quella che è la storia del XIX e XX secolo. Mano a mano delle ricerche, mano a mano delle scoperte con nuove tecnologie, è chiaro che questa immagine del neandertaliano non è più quella che noi si pensava nel XIX e XX secolo. E avete tutti sentito ultimamente, un paio di mesi fa, hanno riesaminato delle opere d'arte in alcune grotte spagnole con nuovi metodi di datazione, e hanno mostrato che, visto l'età, non potevano essere fatte da Homo sapiens, ma erano fatte dai neandertaliani. Quindi vedete, ogni volta che si guarda da vicino, grazie anche alle nuove tecnologie, abbiamo nuove idee. Allora, questa foto che c'è dietro di me è molto buffa, perché c'è il cranio del Neanderthal e una ricostituzione che è senz'altro una delle più belle che è stata fatta in questi ultimi 20 anni, e l'ho tratta da un giornale che è per il gran pubblico, che è il National Geographic, che conoscete tutti, di cui c'è anche una versione italiana, ed è quindi dal 2007, dopo che è stata fatta un'analisi genetica sui neandertaliani, che hanno mostrato che avevano la pelle chiara, capelli che potevano essere anche biondo veneziano,
Però vedete, nonostante tutto sia un'idea che il neandertaliano non fosse proprio quest'essere brutto del XIX secolo, e non gli hanno pulito la faccina questa neandertaliana, l'hanno lasciata un pochino grezza per far vedere che comunque è diversa da noi. Sì, si salva forse un po' qua nella copertina. La copertina del libro invece fa vedere un neandertaliano intellettuale con la camicia bianca, con i polsi nella camicia. E io sai che mi sono dimenticata dalla seconda domanda? E che siano, che siano stati completamente separati da noi. Ecco, e questa è anche la grande scoperta di quest'ultimo ventennio, che per anni si è discusso se i neandertaliani erano uno stadio prima del famoso massimo che siamo noi, gli Homo sapiens, e c'erano quindi delle rappresentazioni di questo tipo, proprio una storia lineare. Si partiva dall'individuo più primitivo, la scimmia, e mano a mano si andava verso la perfezione totale che è rappresentata da noi. Questo schema è completamente falso in tutti i sensi e la storia dei neandertaliani è una storia parallela alla nostra, mentre noi sapiens evolviamo in Africa, il neandertaliano evolve in Europa. Quindi sono due storie parallele a partire di un ceppo comune, quindi per quello che si parla di un gruppo fratello. Allora, lo sappiamo questa storia con le date, che mostrano quindi l'evoluzione di Sapiens parallela a quella del neandertaliano, ma oggi abbiamo anche dei dati nuovi che è dovuta alla paleogenetica, di cui possiamo riparlarne, e la paleogenetica mostra che una piccola percentuale di geni neandertaliani sono ancora presenti in noi Sapiens. Al momento dell'incontro c'è stata questa ibridazione e quindi abbiamo tracce di questi di Neanderthal. Di questi incontri. Lo vedremo, credo, più tardi. È interessante anche dal punto di vista della dieta proprio sì. E delle caratteristiche dei Neanderthal e nostre in qualche modo ereditate da loro. Quindi ci siamo incrociati, insomma. Sì, ci siamo incrociati. Nel libro a un certo punto che Neanderthal è presente dentro di noi a pezzi. A pezzettini, piccoli. Vale dire che abbiamo tutti dentro di noi tra l'1 e il 3% noi europei dei frammenti di geni neandertaliani. Ma io non ho gli stessi tuoi, né ho gli stessi della mia amica in prima pagina, prima fila di tutti. Quindi quando si mettono insieme tutti questi pezzettini e pezzettini possiamo arrivare fino al 30% del patrimonio dei neandertaliani. E mica male. Mica male. Oggi. E alcuni di questi tratti, tra l'altro, sono appunto molto Allora, alcuni sono molto importanti perché se sono tratti che sono dovuti all'ibridazione, al momento in cui c'è stato questo miscuglio si capisce benissimo. Però poi la domanda che uno può fare è come mai sono stati conservati per così tanto tempo? Allora la faccio. Come mai sono stati conservati per così tanto tempo? E perché erano utili a noi Sapiens. Noi siamo degli africani, quando arriva questo Sapiens in Europa, il clima è completamente diverso di quello dell'Africa, di quello del vicino Oriente, e quindi abbiamo dovuto adattarci, e i neandertaliani lo avevano già fatto, l'adattamento al freddo. Quindi abbiamo usufruito dei geni di adattamento al freddo dei neandertaliani, che ci hanno permesso di sopravvivere e di soppiantarli. Fa parte del nostro saccheggiare la natura, in quel caso un po' in maniera involontaria, forse. Fa parte della nostra storia. Purtroppo, quando arriviamo in un posto, almeno dal punto di vista evolutivo, scompaiono in Europa i neandertaliani, scompaiono in Asia i denisoviani, scompaiono un pochino più lontana a Giava l'uomo di Florence. Scompaiono molte faune, molti grandi carnivori, gli orsi, il mammut, tutte queste, insomma, ci mettiamo un po' di tempo, però pian pianino e facciamo un po' tavola rasa. Un po' di tempo, ma neanche tantissimo rispetto ai nostri fratelli neandertaliani, no. Perché adesso hai dato una collocazione geografica, diamo una collocazione anche temporale. Noi esistiamo da poco. Vale dire, noi Sapiens abbiamo una storia che possiamo identificare su 300.000 anni soltanto,
E i neandertaliani le conosciamo da un pochino di più, vale dire che le tracce degli antenati dei neandertaliani in Europa le abbiamo già 400.000 anni e consideriamo che ci sono dei neandertaliani veri da 350.000 anni. E quindi da 350.000 anni fino a 35.000 anni. E poi, dopo 35.000 anni, non ci sono più. E il periodo di coabitazione tra il Sapiens, tra noi, e i neandertaliani, è un periodo che a noi sembra lungo, però effettivamente nella scala geologica è molto breve, ed è un periodo che va da 43.000 circa a 35.000 massimo. Però è molto più... È chiaro che questo vuol dire sull'insieme del territorio europeo, però in alcune zone i neandertaliani sono scomparsi a 40.000, in altre zone a 38.000, quindi diciamo che il periodo di coabitazione vera è 5.000 anni e quelli che rimangono a 35.000 anni, 36.000 anni, 37.000 anni sono nelle zone periferiche, nel sud della Spagna, in Italia, che rispetto a tutta l'Europa sono periferiche, insomma, non è proprio la zona di passaggio dei grandi gruppi di sapiens che invadono l'Europa. E quindi comunque loro sono rimasti vivi a lungo, per centinaia di migliaia di anni, diciamo indisturbati, in equilibrio con l'ambiente. Allora, erano gli unici in Europa, e quello che è interessante è che non soltanto sono rimasti in Europa su, diciamo, grosso modo 350.000 anni, ma hanno affrontato dei clima diversi e hanno affrontato delle crisi climatiche, cioè erano estremamente ben adattate al loro ambiente. C'erano dei neandertaliani che erano adattatissimi al sud dell'Europa, la Spagna, l'Italia, i Balcani, dei neandertaliani che conosciamo nelle regioni come il nord della Germania, il Belgio, il sud dell'Inghilterra, che sono clima completamente diversi. E vivevano, e quello che è interessante, quello che si riesce a fare, ed è quello che abbiamo mostrato in questo libro, che abbiamo veramente oggi degli elementi per ricostruire questa storia, che è una storia diversa, secondo i periodi e secondo le latitudini. Tendenzialmente erano abituati a resistere al freddo. Hanno vissuto delle crisi climatiche, dei periodi ghiacciali, veramente molto importanti. Allora, con delle conseguenze, e se hanno potuto vivere in questi periodi e superare, è perché il loro corpo era estremamente ben adattato, proprio sono stati in qualche modo costruiti per il freddo e dal freddo. Quindi alcuni caratteri che nel secolo scorso, o anche alla fine del XIX secolo, sembravano caratteri un pochino rozzi, sono infatti caratteri di adattamento al freddo. E naturalmente tutto questo c'entra anche con quello che mangiavano, che poi è l'argomento, insomma, della nostra conversazione. Quindi entriamo nel vivo dell'argomento. Viene da dire entriamo al ristorante con un Neanderthal, ma forse non è il caso. Direi che bisogna avere tanti soldi per invitare un neandertaliano a pranzo, perché... E abbiamo fatto degli studi per vedere che cosa mangiavano i neandertaliani. Allora, se noi ci accontentiamo di un primo, di una piccola bistecca di 100-150 grammi, il neandertaliano aveva dei bisogni calorifici estremamente importanti. Se noi viviamo con già abbondantemente 2000 kcal, che sono già tanti, bisognerebbe piuttosto avere 1500 come metabolismo di base, loro avevano il doppio. Vale dire che per fare funzionare il nostro corpo, per poter respirare, per poter far battere il nostro cuore, avere dell'ossigeno nelle nostre cellule, tutte queste cose qui, secondo il peso, secondo l'età, secondo le condizioni di salute, ci sono dei cambiamenti tra le diverse persone, però si considera che per una donna è circa 1300 kcal, per un uomo 1500, semplicemente a riposo, semplicemente per fare funzionare, per restare di vivi, base, diciamo. Per restare vivi. Il neandertaliano aveva bisogno due volte di più.
E visto che il neandertaliano era molto dinamico, cacciava, si spostava tantissimo e aveva comunque da proteggersi del freddo, perché è chiaro che quando abbiamo del riscaldamento, abbiamo dei vestiti, non abbiamo bisogno di consumare tante energie per tenere la nostra temperatura del corpo stabile. Il neandertaliano aveva bisogno veramente di molto, molte energie. E dove le trovava? Nel grasso e nella carne. Allora vediamo che cosa mangiava, appunto. Allora, per molto tempo si pensava che i neandertaliani fossero soltanto dei carnivori. E alcuni si sono chiesti, ma com'è possibile? Perché le diete proteiche così non sono un pochino pericolose? Avevano forse un modo particolare di poter sopravvivere solo di carne? E quello che bisogna capire, e lo facciamo vedere veramente nel libro, che nuove tecniche, nuovi metodi di investigazione hanno permesso di capire meglio qual è il consumo, cosa mangiavano i neandertaliani. Indubbiamente mangiavano carne, questo, ecco. Non dimentichiamo, ed è la cosa che bisogna veramente ricordare, stiamo parlando di popolazioni che sono raccoglitori e cacciatori. Non coltivano la terra, non c'è allevamento, quindi vivono di quello che trovano nella natura. Perché l'agricoltura, questa sì, è una nostra invenzione. L'agricoltura, grosso modo, è 12.000 anni fa. Quindi dobbiamo veramente considerare che per 99% della nostra storia evolutiva, 99,9%, siamo stati cacciatori e raccoglitori. E poi semplicemente da 12.000 anni che abbiamo incominciato a selezionare le piante, a coltivare queste piante, a fare l'allevamento. E abbiamo anche cambiato il nostro ambiente, il paesaggio che vediamo è un paesaggio umano, di Homo sapiens, perché abbiamo modificato per l'agricoltura, per l'allevamento. Ma per tornare al neandertaliano, fin da tanto, tanto tempo si sapeva che mangiavano carne. Allora, come? Perché quando si scava nei siti, si trovano tantissimi resti di animali che portano delle tracce sulle ossa, tracce di utensili che sono servite a tagliare la carne, e talvolta questi utensili, come facciamo noi quando mangiamo con la forchettina e il coltello, e lasciano delle tracce sulle ossa. Quindi si sapeva che i neandertaliani mangiassero carne. Allora, c'è stato dal punto di vista storico qualcosa di interessante che raccontiamo nel libro. All'inizio nessuno aveva messo in dubbio che i neandertaliani fossero dei cacciatori. E poi negli anni 70, così improvvisamente, c'è stata una moda di dire no, i neandertaliani sono troppo stupidi, non possono cacciare. No. Quello che fanno, utilizzano gli animali morti, cioè sono dei scavenger, dei necrofagi, e mangiano, cioè vanno dietro gli animali e mangiano i resti dei carnivori, delle volpi, che di queste cose. Aspettano che muoiano e poi li mangiano. E il fatto che ci fossero questi strumenti, quei tracci, li utilizzavano solo per prelevare la carne, ma non per cacciare. E c'è stata un'enorme discussione per un decennio, tutti gli anni Ottanta, per provare veramente che i neandertaliani non soltanto erano consumatori di carne, ma addirittura la cacciavano, e abbiamo delle prove perché ci sono nelle ossa degli strumenti in pietra che sono rimasti all'interno delle ossa. Quindi, delle ossa di animali mica tanto piccoli? No, nei neandertaliani si trovano poche lepri, piccoli animali, forse li mangiavano, però non è che sia il massimo di quello che si trova nei siti. Si trovano cavalli, bisonti, uri, cioè animali abbastanza importanti, e persino degli elefanti, gli elefanti antichi, o dei mammut, cioè erano consumatori di quello che noi chiamiamo grande selvaggina. Ed è estremamente interessante perché
attaccarsi a un coniglio, si può pensare a delle trappole che potevano mettere anche dei bambini, degli adolescenti, attaccarsi a un bisonte che vive in mandria, e ci vuole una strategia di caccia ben particolare. E c'è una grande discussione come facessero a cacciare, ma visto la quantità di ossa che abbiamo in alcuni siti, era una caccia collettiva e estremamente ben organizzata, con poche prove di ferite da parte del cacciatore. Perché parliamo nel libro, in questo libro ancora, di tutte le tracce che si trovano di questi fossili. Se ci sono tantissime ferite dovute alla caccia, e conclusione ce ne sono poche. Parlando di ferite del cacciatore, diciamo. Del cacciatore, ferite che abbiano lasciato tracce sulle ossa. Ne abbiamo incidente? C'è qualche incidente, ma abbiamo qualche persona di cui parliamo nel libro che sono veramente, erano dei disabili, handicappati grossi, e quindi ci racconta anche la storia di questa comunità che era capace di poter prendere cura di qualcuno che non era capace di vivere da solo, che non poteva più camminare o che non poteva neanche più mangiare da solo. Questo è interessante. E quindi questo aspetto ci fa tornare al discorso che abbiamo fatto nel pre-conferenza, insomma, sul fatto che c'è anche un motivo culturale, insomma, la scelta degli animali grandi, culturale e di necessità pratica, cioè era per mantenere una tribù, un clan, avere carne a sufficienza per tutti. Allora, in questo libro noi facciamo un'ipotesi che è un po' provocativa, ma che secondo me non è sbagliata, la difendo ancora, è il fatto di cacciare, cioè quotidianamente erano i cavalli, i bisonti, però ogni tanto nei siti si vedono proprio dei mammut, dei grossi animali, e secondo noi il fatto che i neandertaliani avessero queste cacce importanti le facevano per appunto una specie di coesione del gruppo, per poter anche fare una specie di festino in cui invitavano altri gruppi di neandertaliani. Perché infatti quello che immaginiamo, non abbiamo certezze 100%, ma sappiamo che sono dei cacciatori raccoglitori. Quindi sappiamo da esempi storici che un gruppo di cacciatori raccoglitori non può avere 100-150 persone, perché non c'è, bisogna dare da mangiare a tutti quanti. Quindi sono piccoli gruppi di 20-25 persone. E questi piccoli gruppi ogni tanto si incontravano, ne abbiamo delle tracce, c'è stato uno studio assolutamente eccezionale di cui parliamo nel libro, che è un studio fatto nel sud-ovest della Francia, un altro in Spagna, un altro in Italia, in cui si vede che questi gruppi si spostavano e ogni tanto incontravano altri gruppi, e noi facciamo questa ipotesi che facevano dei grandi festini al momento dell'incontro, ed era anche un modo di mantenere la variabilità genetica e di essere non allontanate gli uni dagli altri e poter mantenere questa omogeneità su un territorio che era estremamente vasto. Perché si incrociavano tra loro i gruppi, si incrociavano, facevano delle feste, forse alla fine della festa parte del gruppo non rimaneva col gruppo dall'origine ma partiva con un altro gruppo. Ecco, possiamo immaginare tutte queste cose e possiamo anche avere qualche dato. Per esempio in Spagna c'è un sito nel quale vediamo sono stati trovati 12 individui che sono morti nello stesso tempo, perché una grotta di cui è caduta una parte del suo fitto e quindi sono rimasti intrappolati. Peccato per loro, ma noi siamo stati molto contenti di trovarli. Vedete come siamo sapiens. E hanno fatto uno studio appunto sul DNA mitocondriale, quindi quello che ci viene dalla mamma, e il nucleare, e hanno scoperto che le donne avevano 3
linee mitocondriali diverse, quindi venivano da tre gruppi diversi, mentre gli uomini avevano la stessa linea mitocondriale. Quindi è stata fatta l'ipotesi che le donne venivano da fuori e gli uomini erano proprio il gruppo locale. Vogliamo dire che cos'è la linea mitocondriale? Sì, nelle nostre cellule abbiamo quindi del DNA, ne abbiamo nucleare nel nucleo della cellula e questo DNA ha due brani, uno che viene dal padre, uno che viene dalla mamma, quindi poi si ricombinano tra di loro, è così che siamo un pochino diversi anche dai nostri genitori, dai nostri fratelli, questa qui. Ma nella cellula ci sono delle piccole, diciamo, sistemi che sono le mitocondrie che sono nella cellula, che sono estremamente utili. Si pensa che anticamente fossero dei microbi che sono stati intrappolati nella cellula e che sono in qualche modo il nostro polmone, il polmone della cellula, perché aiutano al trasporto dell'ossigeno. E questi, al momento dell'incontro dello spermatozoi con l'ovulo, e entra solo il DNA nucleare del padre, e invece tutte le mitocondrie vengono dalla mamma. Quindi abbiamo questa fortuna di poter fare dei calcoli su genetici da parte della mamma e da parte del padre. Quindi abbiamo due modi di due linee che possiamo seguire. A ritroso. Ma torniamo al ristorante con il neandertaliano o la neandertaliana. Naturalmente poi se ci sono delle domande dal pubblico, Silvana Condemi è qui anche per rispondere. Credo che le faccia molto piacere. Tornando al ristorante e leggendo il menù, troviamo una vellutata di testuggine e rane arrosto, per esempio. Forse questo studio è stato fatto dai francesi che hanno trovato delle rane. Qua a Mantova forse sarebbe stato diverso. Non lo so, non le mangiate le rane qui? Sì. Sì? Sì. Ma infatti sarebbe forse stato diverso? No. Non lo so. Infatti. Però qua a Mantova forse non si mangia il tarassaco della steppa. No, perché non c'è la steppa qui a Mantova. Ci sarà il tarassaco di Mantova e non è così male. E in generale piante, radici e fiori, quindi cioè, oltre alla carne, diciamo, c'era anche il contorno di verdure. Sì, quello che bisogna capire con i neandertaliani, non sono stupidi, cioè sfruttano tutto, sfruttano l'ambiente, mangiano di tutto, sono quelle che noi chiamiamo in modo tecnico degli opportunisti. Cioè la parola non è molto bella, perché quando si dice oggi di qualcuno che è opportunista, c'è una connotazione quasi morale, sì, negativa. Però noi lo diciamo nel senso biologico, vale dire che prendono opportunità di tutto quello che trovano. Quindi carne, tantissima. Se poi sono vicino al mare, possono mangiare anche qualche pesce, dei frutti di mare e delle piante. Allora, volevo semplicemente forse farvi vedere come questa l'ho preparato per farvi veramente capire che tutto quello diciamo sulla dieta l'abbiamo dalla fauna che troviamo, dall'analisi dei strumenti, perché c'è gente che fa degli studi sull'usura di questi strumenti per capire se sono stati utilizzati per tagliare della carne, tagliare dei vegetali. Poi c'è un altro punto importante. L'abbiamo anche a partire dell'usura dei denti. I denti sono estremamente interessanti per noi antropologhi, perché si trovano molto spesso nei siti. Non si trova molto spesso, purtroppo, una sepoltura intera, però frammenti di ossa e tantissimi denti. Quindi nei denti facciamo dei lavori di usura dei denti. E l'usura dei denti che cosa ci dà? Ci dà in qualche modo la dieta degli ultimi 3 mesi prima che il neandertaliano morisse. E possiamo, a partire dall'usura, sapere se ha mangiato carne o vegetali. Quindi già alcuni anni fa, quando sono iniziati questi studi,
si sapeva che mangiavano vegetali, però c'era gente che era molto scettica, non era convinta. E abbiamo scoperto in questi ultimi anni qualcosa di meraviglioso, è che i neandertaliani non si spazzolavano i denti. E meno quindi, male, di nuovo. Meno male, guardi, siamo veramente, si parla dell'igiene, ma per noi è un po' più interessante che non si spazzolassero i denti. E hanno tantissimo tartaro. Qui avete un dentino con, vedete, un bel po' di tartaro, oggi è impossibile. Vi ho messo anche un mascellare con un po' di tartaro. Ed è interessante perché il tartaro tiene dei residui alimentari, non soltanto di carne, ma anche delle piante. Ci sono i cosiddetti fitoliti, che letteralmente vuol dire pietra di vegetale, di pianta. Perché c'è la parte silicea della pianta che rimane intrappolata in questo tartaro e si può analizzare. E abbiamo scoperto che cosa? Ecco cosa abbiamo scoperto. Che mangiavano pesci, frutti di mare, allora forse non esattamente gli stessi pesci di adesso, quelli che vedete nella foto, forse non esattamente gli stessi frutti di mare, anche se per i frutti di mare è possibile. Ma i loro fratelli, insomma, come nel nostro caso. La scoperta è che mangiassero dei datteri, ma non quelli che si trovano in Francia o in Italia. Il neandertaliano in cui si è scoperto che mangiava dei datteri era un neandertaliano che è stato scoperto in Iraq, nel sito di Shanidar. E Shanidar comunque si trova sulle montagne del Zagros, quindi non è proprio il posto per i datteri, quindi si vede che li aveva scambiati con altri neandertaliani o addirittura è andato a cercarseli lui un paio di mesi prima di morire e di metterle nel suo tartaro. E poi quelli del nord della Francia mangiavano molte delle radici e le radici di queste piante che vedete, questo bellissimo fiore, le ninfee, hanno delle radici, dei tuberi, sono come delle patate, quindi abbiamo trovato questi residui e persino dei cereali, che non sono esattamente quelle che vedete nella foto, però dei cereali cotti. E lo sappiamo, e questo non ci meraviglia, perché sappiamo che i neandertaliani avevano l'uso del fuoco, almeno quotidiano, e sapevano proprio ricostruire il fuoco negli ultimi 250.000 anni. Abbiamo delle prove sistematiche, ma senz'altro il fuoco domesticato, proprio domestico così, esiste da almeno 400.000 anni. Cuocevano anche la carne? Cuocevano anche la carne. Come? Come? Allora, abbiamo tante ipotesi che non possiamo verificare, ma sappiamo che alcune popolazioni fanno una specie di fossa nella terra, la ricoprono di argilla, mettono la carne, ricoprono ancora con dell'argilla, fanno del fuoco sopra, vanno oggi nei campi, tornano la sera, la gallina è pronta, e forse quello che facevano i neandertaliani. Una pentola al contrario. Una pentola al contrario, deve essere molto buona perché teneva bene tutti i grassi, tutti i succhi. Cioè dici, metti l'acqua sotto il fuoco che arriva. Mettila qua. E quando tornavano di queste cacce mangiavano parecchio, perché per tornare al ristorante, se noi mangiamo 100, 150, 200 grammi di carne, loro si pensa avessero bisogno di molto, molto di più. Una quindicina di hamburger al giorno. Ma senti, tornerei ancora sulle caratteristiche fisiche invece, legate probabilmente alla dieta, quindi la forma del cranio, il fegato, forse molto grande. Allora, la cosa che sappiamo, e quindi mi rallaccio sulla dieta, sappiamo, e questo anche grazie alla genetica, che i neandertaliani avevano un metabolismo dei grassi abbastanza particolare. Cioè, erano capaci di metabolizzare molto meglio di noi tutti i grassi e le proteine animali. E lo sappiamo perché alcuni dei geni dei neandertaliani sono passati a noi sapiens.
E oggi si considera che sono questi geni che sono oggi nel 2018 un problema per noi, perché abbiamo tendenza a fare appunto un po' di riserva di grassi nonostante le nostre varie diete, e questo ci viene dai neandertaliani. Colpa loro. Colpa loro, ma anche colpa nostra un po', e un po' tanto, perché loro camminavano tanto, si spendevano tanto, cioè, e avevano bisogno di questi grassi per poter sopravvivere nel clima freddo. Noi oggi non abbiamo del riscaldamento, dei vestiti, quindi non abbiamo bisogno di utilizzare questa energia dei grassi per poter sopravvivere e tenere la temperatura del nostro corpo costante. E poi non è che, cioè, a parte qualche passeggiatina in bicicletta, non è che ci spostiamo in media 15 km al giorno o 60, quindi è chiaro che tutto quello che viene dal neandertaliano, che può sembrare negativo oggi, è negativo perché abbiamo un modo di vita completamente diverso. Ma al momento in cui arriva l'Homo sapiens è completamente diverso. Lui ha bisogno di questo metabolismo dei grassi per sopravvivere a questo clima che l'Homo sapiens non conosce. Quindi, che cosa abbiamo ancora del neandertaliano? Abbiamo questi caratteri di adattamento al freddo, il metabolismo dei grassi è uno degli esempi, e c'è qualcosa dal punto di vista fisico che non abbiamo molto capito nei neandertaliani, cioè sono piccoli e tozzi, e hanno questa struttura piccola e tozza perché hanno anche una gabbia toracica che invece di essere parallele come da noi è a forma di campana. E si pensa, e ne parliamo molto di questa ipotesi nel libro Mio caro Neanderthal, che questo sia dovuto al fatto che avessero un fegato estremamente grosso in modo da poter metabolizzare i grassi. Per darvi un'idea, noi quando mangiamo una bistecca di 100 grammi, diciamo, metabolizziamo semplicemente 30-35% delle proteine che sono nella bistecca. Si considera che i neandertaliani potessero andare fino al 70%. Quindi il fegato lavorava di più, era più grosso, ma anche i reni erano più grossi. E quindi si spiega questa anatomia del neandertaliano dovuto proprio a delle cause fisiologiche dovute poi al fatto che aveva il modo di vita che aveva e che viveva nell'ambiente che viveva. Io chiedo al pubblico se ci sono delle domande. Ce ne sono, allora. Mia, buongiorno. È più legata alla prima cosa che è stata detta sulla genetica tra Sapiens e Neanderthal. Io sono una biologa e ormai 15 anni fa mi hanno insegnato che uno dei criteri, almeno negli organismi superiori, per distinguere le specie è che se incrociate fra loro, anche se simili, o non danno prole o danno prole sterile, ad esempio il mulo che viene dal cavallo o dall'asina o viceversa, non ricordo mai. Ma se noi abbiamo dei geni neandertaliani significa che Sapiens e Neanderthal incrociati davano prole vitale a sua volta fertile, altrimenti non saremmo qua. Quindi possiamo dire davvero, basando su questo criterio, forse superato, non lo so, che eravamo davvero due specie distinte, cosa che credo che fosse così. Cioè, eravamo due specie, però siamo riusciti a dare prole fertile, che poi è quella che siamo noi. Come si spiega? Cioè, a me io lo trovo molto affascinante. Forse eravamo diversi, ma non così diversi. Allora, io la ringrazio della sua domanda, perché arriviamo proprio al cuore del problema della paleogenetica. Perché la definizione di specie che noi abbiamo è una definizione zoologica che abbiamo coniato a partire di individui vivi di cui conosciamo non soltanto le ossa, non soltanto i denti, ma la propria l'etologia, il modo di vita. È chiaro che con i fossili non possiamo utilizzare questo. Quindi, dal punto di vista storico, abbiamo considerato i neandertaliani
sulla base della definizione linneana di specie zoologica come due specie diverse. Considerando giustamente l'esempio dell'asino e del cavallo, è un buon esempio, che quando ci sono delle ossa su un tavolo, perché si lavorano, fuorché per il gran specialista è difficile fare una distinzione tra le ossa del cavallo e quella dell'asino. Chiaramente se si vede l'asino, vediamo le belle orecchie dell'asino, lo capiamo subito, ma a partire dalle ossa è difficile. Allora, è possibile effettivamente, quando ci sono tutte le ossa di asini e cavalli, fare due gruppi. Un gruppo certamente cavallo, un gruppo certamente asino, ma però rimangono tante ossa in cui non si sa. Quindi su questa base qui noi abbiamo detto che i neandertaliani sono molto diversi dai sapiens dal punto di vista dei caratteri. Quindi, visto che ci sono tantissimi caratteri diversi, ne facciamo due specie. E per molto tempo si è parlato di Homo neanderthalensis e Homo sapiens. Poi c'è stato un periodo in cui si è detto, ma non sono così diversi, quindi il neandertaliano è diventato Homo sapiens e neanderthalensis e noi siamo diventati sapiens sapiens, due volte saggi, d'accordo? E con la genetica le cose sono cambiate, perché effettivamente l'analisi del DNA mitocondriale mostra che oggi non ci sono le linee mitocondriali neandertaliane in tutti i sapiens. Quindi, se si prende in conto solo le linee mitocondriali, siamo due specie diverse. Ma dal punto di vista nucleare, abbiamo questi pezzettini di DNA nucleare neandertaliano. Allora è un problema, perché ci sono due ipotesi. Uno, che questi pezzettini vengono dall'antenato comune al neandertaliano e al sapiens, ma per alcune fossili, per alcune zone non funziona così. Oppure è veramente dell'ibridazione. Ma quello che è certo, ci sono tantissimi lavori, d'altronde fatti in Italia, dal punto di vista genetico, che mostrano che l'ibridazione non è stata massiccia. Cioè, è stata veramente limitata e quello che è stato il fenomeno di integramento di questi geni sono state molto limitate alcune zone. I geni della pelle, che abbiamo ereditato dai neandertaliani, della cicatrizzazione della pelle, del metabolismo dei grassi, e l'altra sorpresa è stata i geni che abbiamo preso dai neandertaliani. Sono tutti geni che ci proteggono dalle malattie autoimmune. E la prova di questo è che i sapiens e i neandertaliani si sono incrociati in Europa e in Asia, nel Medio Oriente, nell'Altai, ma non ci sono stati neandertaliani in Africa. E vediamo che in Africa, dove non c'è stata questa ibridazione, ci sono molte più malattie autoimmune. Ma è una cosa da indagare, perché ci sono ancora degli studi che mostrano che il cromosoma Y del neandertaliano poteva portare in alcuni casi alla sterilità quando era incrociato con la femmina sapiens. Quindi non è che ci sia stata un'ibridazione massiccia. Quindi sì, se ho capito bene l'osservazione, noi non discendiamo da una fusione totale di Neanderthal e Sapiens, ma c'è stata in qualche caso, e poi con le generazioni successive altri incroci hanno permesso a questi geni di diffondersi in Europa, perlomeno. C'era un'altra domanda? Volevo sapere, ci sa qualcosa sulla conservazione degli alimenti? Cioè loro cacciavano e mangiavano subito, oppure trasformavano e essiccavano per conservarli nel tempo? Conservazione Purtroppo per la conservazione degli alimenti dobbiamo semplicemente immaginare molte cose in funzione di quello che sappiamo con i cacciatori e raccoglitori storici o protostorici.
è chiaro che la cosa che vediamo veramente nei siti, possiamo dire la stagionalità della caccia. Per esempio, in alcuni siti, quando si esaminano tutte le ossa, a partire dalle legna, a partire dall'età dell'individuo, conosciamo l'etologia dell'animale. Sappiamo che alcuni animali hanno i piccoli in primavera, altri in autunno, quindi possiamo sapere quando il sito è stato occupato da neandertaliani. Se troviamo delle quantità incredibili di carne, visto che abbiamo anche dei dati che mostrano che non potevano essere molto numerosi, l'ipotesi che facciamo, senza averne delle prove concrete, è che facessero un pochino come gli Inuit, cacciavano molto durante l'estate, facevano asseccare. Si pensa anche che questo grasso, che di animali grassi, perché abbiamo per esempio anche cacciavano delle foche, che sono animali abbastanza grassi. Immaginiamo che facessero come facevano gli indiani d'America, i Native American, facevano le specie di polpette, che era grasso, carne seccata e bacche che si raccolgono durante l'estate, e facevano seccare tutte queste cose, e lo sappiamo storicamente, ci sono dei racconti, e poi le mangiavano durante l'inverno. Quindi è possibile che facessero delle cose così, ma non ne abbiamo delle prove. Ma visto la quantità di ossa ritrovate in alcune site, è l'ipotesi più probabile. Ma purtroppo non abbiamo dati. Allora, sappiamo che molte delle popolazioni storiche facevano delle specie di cestini con la corteccia degli alberi, quindi è possibile che avessero questo tipo di cose, ma è un'ipotesi. Allora, un'ultima rapidissima domanda, c'era una mano alzata là in fondo, poi dobbiamo lasciare spazio all'incontro successivo. Allora sarò rapidissimo, mi scuso se magari è già stato chiesto, ma sono arrivato con lievissimo ritardo. Quanto erano efficienti nella caccia i Neanderthal? Cioè, avevo letto da qualche parte che non avevano l'utilizzo di lance, per esempio, quindi quanto questo rendeva difficile la caccia e quindi quanto correvano il rischio di carestie per incapacità di cacciare le loro prede? Guarda, la risposta è rapidissima, erano bravissimi alla caccia, bravissimi. Non so come facessero, avevano comunque delle lance in legno, di cui la punta era stata resa più dura con il fuoco. Allora, si pensa che avevano una caccia un pochino che conosciamo con altre popolazioni, in cui facevano una caccia collettiva, stancavano l'animale, lo rincorrevano, lo acculavano in alcune zone in cui non poteva più muoversi e quando era proprio stanco arrivavano con le lance di legno. Ma comunque erano bravissime. Va bene, allora ringraziamo Silvana Condemi. Grazie a voi. Ricordiamo Mio caro Neanderthal, scritto con François Sabatier, Bollati Boringhieri editore. Vi invito a restare se volete per l'incontro successivo, bufale alimentari, intese come falsi miti e non come mozzarelle. E poi vi ricordo gli altri appuntamenti del festival, la Loggia del Grano, la Scienza al Mercato in Piazza Leonberti Salberti, insomma, seguiteci. Grazie a tutti e grazie ancora a Silvana Condemi. Grazie mille.